Ci sta la protesta qua da parte dei bancarellisti, diciamo. Non si capisce il perché capitano sempre tre persone. Questo è giusto, perché tre devono mangiare e gli altri no. Pensi che hanno un corso di oltre un chilometro e potrebbero mettere 10-15 di noi, tutti i venditori ambulanti e tutti quanti, a farci stare un poco bene a tutti quanti. Diciamo che un po' anche il Covid che ha creato questa situazione. Vabbè, ma il Covid però c'è stato. Si poteva cambiare locazione magari. Potevano fare il distanziamento perché il corso è abbastanza largo. Mettere una bancarella, fare 3 metri, mettere un'altra bancarella. E voi lo sapete quanto è lungo il corso di piano di Sorrento. E potevano fare un po' a tutti. Non è detto che devono stare tre persone, i soliti. Purtroppo mi dispiace dirlo che sono degli amici, però purtroppo l'anno scorso è un bando che va per anzianità, è un bando normalissimo. Poi sul bando c'è scritto solo alimentari, invece poi al comune ci hanno detto no, solo torrone e frutta secca. Non è giusto. Io vendo frattaglie, vendo Periomus. Il famoso Periomus e non che sa da quanti anni che lo fai? Che saranno 30-35 anni. 35 anni. Ti conoscono. Sì, vedi pure a Positano, a Sorrento. Esatto. Ma diciamo che è un po' in generale questo problema. La cosa riguarda tutti i miei colleghi, non riguarda solo me. Sì. Perché siamo tutti quanti, bene o male. Le tasse le paghiamo tutte e tutti quanti abbiamo bisogno di lavorare. Aiutateci a farci lavorare, non cerchiamo niente, non vogliamo Covid, non vogliamo niente, perché poi se guardiamo nei pullman, se guardiamo nelle piazze di comizio, adesso incominciano i comizi, che succede? Fate i distanziamenti, signor politici. Va bene, grazie.